Quale via possiamo imboccare per partire alla ricerca dell'uomo che vive dentro di noi? In un'epoca in cui essere maschio è complicato e richiederebbe un azzeramento della struttura dentro la quale i nostri predecessori ci hanno imprigionati, come possiamo noi maschi realizzare la versione migliore di noi stessi per poterla donare agli altri in tutta la sua bellezza ed energia costruttiva? Mi chiamo Paolo e sono un uomo qualunque. Non sono uno psicologo, né un filosofo e neppure uno dei tanti guru che si trovano in rete. Non mi reputo un intellettuale e detesto in genere ogni tipo di etichetta. Sono solo un uomo che riflette e cerca di capire dove è arrivato. Se vorrete, potrete accompagnarmi in questo viaggio fatto di racconti, riflessioni, che non avranno lo scopo di insegnare o di trovare soluzioni, ma che vogliono unicamente offrirvi un'occasione di riflessione e, spero di cuore, una prospettiva diversa dalla vostra. Per ogni vampiro giunge prima o poi un momento in cui l'idea dell'eternità diventa per un istante insopportabile. Vivere fra le ombre, nutrirsi nell'oscurità con se stesso come unico compagno, marcire in un'esistenza vuota e solitaria. L'immortalità sembra una buona idea finché non si comprende che la si dovrà trascorrere da soli. Benvenuti o ben ritrovati a tutti. Ed ecco che ancora una volta traggo ispirazione dal cinema. Quella che avete appena sentito è una mia trascrizione della scena del risveglio del vampiro Lestat, dal film La regina dei dannati del 2002, tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice. Per molti è un B-movie, ma sta di fatto che è uno dei miei film di vampiri preferiti. Sì, perché io adoro i racconti di vampiri da sempre. E anche se per me il Dracula originale di Bram Stoker rimarrà per sempre inarrivabile, devo dire che la saga scritta da Anne Rice nei primi anni del 2000 è stata effettivamente una di quelle che ho preferito, perché l'ho trovata innovativa. Anne Rice praticamente racconta il punto di vista di questi esseri immortali che sono sofferenti perché condannati a un'esistenza senza fine e solitaria. Nulla di nuovo anche in questo caso, perché già nella mitologia greca possiamo trovare parecchi riferimenti all'invidia degli dèi verso la mortalità degli esseri umani, che sono sì fragili, ma proprio perché consapevoli della propria inevitabile scadenza, vivono la vita e la trattano come qualcosa di prezioso. Molti erano i filosofi che già centinaia di anni prima della nascita di Cristo speculavano sulla vita e sulla morte per sottolineare il valore della nostra breve permanenza sulla Terra. Eppure, se ci pensate, praticamente tutti noi abbiamo avuto una fase della nostra vita durante la quale ci siamo sentiti immortali. Ed è normale che in giovane età sia così. Anche se comprendiamo molto presto che la nostra vita avrà una fine, beh, quel giorno indefinito lo vediamo così lontano nel tempo che per noi in quel momento tende all'infinito. Ed è giusto che sia così. È giusto godersi un periodo durante il quale ci possiamo sentire invulnerabili come un supereroe o come un dio. Io me lo ricordo quel periodo molto bene e me lo sono vissuto appieno, anche se sapevo che si trattava di un'illusione, e sono grato di averne avuto la possibilità.
Ho ricevuto in dono un corpo forte e resistente che mi ha consentito di sopravvivere ad avventure, diciamo, non certo salutari o morigerate. Beh, niente di preoccupante, le solite cose da ragazzi, insomma, un po' ai limiti. E quel momento, in effetti, può anche essere pericoloso, perché se ci si crede troppo a questa sensazione di immortalità, beh, ci si può spingere ad avvicinarci troppo ai confini della nostra incolumità. E purtroppo ci sono ogni settimana fatti di cronaca che ne danno prova, purtroppo. Comunque, per fortuna a me è andata bene. Mi sono divertito senza fare danni né a me né agli altri. Ma c'è un altro ricordo sul quale invece io volevo focalizzarmi in questa puntata e che è legato a questa sensazione di immortalità. E infatti quello che cerco di ricordare bene è il valore che davo al mio tempo. Perché mi sono ancora chiarissimi nella memoria molti momenti trascorsi a fare cose poco rilevanti. E non è importante di quale attività o quale compagnia o in quale luogo mi trovassi, ma è importante ricordare il mio atteggiamento. Mi ricordo che mi lasciavo trasportare dalle situazioni. Ecco, accettavo proposte per trascorrere serate, giorni, magari intere vacanze, in luoghi che non mi interessavano davvero, facendo cose delle quali non ero appassionato e trascorrendo il tempo con persone che in fondo non mi piacevano nemmeno. Eppure ero paziente, accomodante, sempre disponibile. Ma questo, a mio parere, non perché ero un ragazzo particolarmente buono, o peggio, volenteroso di accontentare il prossimo. No. Io mi comportavo così perché la mia sensazione era quella di un'aspettativa di vita infinita. Ma sì, stasera è andata così. La prossima volta farò altro. Ed è proprio qui il punto. Farò, rimedierò, più tardi, più in là, il prossimo anno. Questo atteggiamento superficiale, che è comprensibilissimo in giovane età, ci impedisce di dare valore al nostro tempo e a quello che facciamo. Facciamo nel senso proprio del fare, del costruire. Adesso mi potrete obiettare, ma Paolo, ma chi lo dice che sia obbligatorio costruire qualcosa? Non siamo mica tutti venuti al mondo per realizzare delle scoperte fondamentali per l'umanità. Non siamo tutti destinati ad essere un Michelangelo, un Nikola Tesla, un Marconi, un Magellano. No, non siamo tutti obbligati a forgiare nuovi strumenti, nuove discipline, nuove filosofie o religioni. Già. E invece io penso che sia proprio così. Ognuno di noi ha il compito di realizzare almeno una grande cosa, che è la propria opera. E che riguarda solo noi stessi, ma che allo stesso tempo è di enorme beneficio per tutti gli altri. Ognuno di noi ha il dovere di scolpire la propria vita come se fosse un'opera d'arte. Ecco, anche questa non è mia, onestamente. È un'altra di quelle preziose frasi, lezioni che ho appreso sui libri e che con l'esperienza diretta mi è rimasta impressa, e che custodisco gelosamente, ma non mi ricordo dove l'ho letta. Anzi, se qualcuno di voi più dotto di me si ricorda una fonte di questo principio, vi prego, scrivetemelo nei commenti alla puntata. Scolpire la nostra vita come un'opera d'arte, dicevo. Ma capite la potenza di questo concetto?
Se immaginiamo la vita a nostra disposizione come un enorme masso di marmo che viene intaccato, eroso, scolpito da ogni evento che accade nella nostra vita, se immaginiamo le nostre azioni come colpi di scalpello, ci rendiamo conto che questi possono essere sferrati a caso, oppure che possono essere guidati da un progetto più grande. Possiamo visualizzare la forma che vogliamo dare alla nostra esistenza e ragionevolmente possiamo anche farci un'idea di quanto tempo ci vorrà per realizzarla. E raggiunta questa consapevolezza, ecco che magicamente ogni nostra azione, ogni nostra scelta, ogni istante trascorso in una certa situazione assumono un valore enorme, impagabile, che è legato alla nostra felicità. Ecco, quando io mi sono reso conto di questa cosa, e molto probabilmente stavo leggendo quel libro che adesso non mi viene in mente, perché lo sapete che sono una frana con le citazioni, ma quell'esatto momento è stato decisivo, perché ho capito che non volevo più gettare via il mio tempo, che non mi sarei più fatto trainare passivamente in situazioni che non mi piacciono e che non mi sembrano utili. E quando mi capita, perché purtroppo a volte mi faccio ancora fregare, lo ammetto, mi faccio fregare da certe situazioni e ci casco, beh, in questo caso non sono più paziente, per niente, no, non sono più quel ragazzo accomodante di tanti anni fa. No, mi trasformo in un vecchio scorbutico degno di un film di Miyazaki. E sapete una cosa? Non mi dispiace affatto, perché nessuno potrà mai restituirmi il tempo che io devo impiegare invece nello scolpire la mia personale opera d'arte. Ecco perché io sono felice quando sono qui a scrivere questo podcast, perché per me sono tutti colpi di scalpello dati nella giusta direzione, ecco. E così mi sento vivo, perché mi sento utile a me stesso, innanzitutto. E poi, perché no, spero anche per chi di voi mi ascolta. Non c'è immortalità che valga quanto una vita scolpita come un'opera d'arte. Ed ogni vita può essere un capolavoro. Già. E voi? A che punto siete con la scultura della vostra vita? Avete preso dimestichezza con lo scalpello? E avete già capito che forma volete ottenere? Questa era la 18ª puntata di Alla ricerca dell'uomo perduto, la tua opera d'arte. Grazie per avermi concesso la vostra attenzione. Io sono Paola Gazzi e sono un uomo qualunque. Spero uno dei tanti. Alla prossima. Alla ricerca dell'uomo perduto è un progetto semplice, spontaneo e non ha il sostegno di un canale ufficiale. È un viaggio che richiede lavoro, coraggio e certamente una buona dose di fiducia nel prossimo. È un incarico che mi sono ripromesso di svolgere con la massima onestà, in solitario e senza l'aiuto di nessuno. Ma c'è una cosa che conta per me e che mi renderebbe davvero felice. Se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, se ritenete che sia interessante, utile, passate parola a chi vi sta a cuore. Non tenete per voi quello che vi viene donato e aiutatemi a svolgere il compito che mi è stato affidato. L'unico sostegno che conta davvero è il vostro, proprio il vostro.